Benvenuti nel mio canale, sono Frank Mazzoni, direttamente dalla mia stanza stiamo per trasmettere Elder Scrolls, ovvero Skyrim 5. Sì, signori, questo è un gioco sul medioevo, un RPG molto tattico. Lo andremo a fare con Lady Chris, una bella campagna con la compagna. Come parole sarà un RPG, un mondo open world, dove ci potremo muovere liberamente, fare quest alla World of Warcraft. È uno dei primi giochi per PlayStation 4 scaricabile online, tutto interamente in italiano, sia sottotitoli che parlato. Tutto in italiano. Noi giocavamo già Elder Scrolls, versione precedente del 2011, ma in quell'occasione era tutto in inglese. Eravamo appassionati di quel gioco, tanto da tradurre ogni parola per andare avanti. Poi dopo 2 mesi di traduzioni e cose varie, siamo stufati e abbiamo chiuso il gioco. Adesso è riuscito la versione rimasterizzata, un bel gioco nuovo, che noi non l'avevamo mai visto questo qui perché Skyrim non avevamo mai giocato. E questo è un gioco perfettamente in italiano dove noi passeremo un po' di ore. Lady Chris ha già fatto un primo pezzo del prologo nella sua PlayStation. Il gioco l'abbiamo acquistato ieri sera, lo abbiamo scaricato tutta la notte, oggi ce l'abbiamo, con esattamente 59 euro. L'ho acquistato con Frank Mazzoni. L'ho condiviso nella PlayStation di Lady Chris, quindi abbiamo entrambi il gioco. Quindi è come se avessimo pagato 30 io e 30 lei. Ovviamente pago tutto io, non è un problema. Il gioco lo abbiamo, con 50 euro l'abbiamo già messo in due PlayStation. Anche voi a casa, se volete un gioco tipo, che so, Mario vuole FIFA 17, dice però costa troppo FIFA 17, 59 euro. Sentiamo un po' mio cugino Domenico, se c'ha, che ha la PlayStation anche lui, se lo vuole comprare a metà. Domenico, tu lo vuoi FIFA 17 a 30 euro? Sì, o come si fa? Come si fa? Si chiama Frank Mazzoni e in 3 secondi ci risolve tutto. Se non sapete come fare, andate a vedervi dei tutorial, ho fatto anche qualcosa nelle mie playlist. C'è una playlist che mi spiega come condividere un gioco su due PlayStation direttamente. Se avete qualche problema, scrivete, chiamatemi, in qualche modo si risolve. Bene, siamo pronti, direi di andare a provare questo gioco. E vediamo un po' come andrà. Lady Chris ci sta aspettando nella Valle della Neve, ovvero finito il primo pezzo del prologo, dove ti impari a muoverti un po' nel gioco. Quindi adesso noi andiamo a provare il gioco, arrivati alla Valle della Neve, chiudiamo e poi rientreremo insieme a Lady Chris. Ok, andiamo a vedere l'inizio di questo gioco. Prego. Ok ragazzi, ci siamo. Direttamente ancora dalla stanza siamo per cominciare il gioco. Elder of Scrolls 5, detto anche Skyrim 5, non capisco la differenza. Comunque, premi un comando qualsiasi, già vedete che è in italiano, sottotitolo in italiano. Questa per me è una figata, dato che non avevamo niente di che. Vedo che non c'è un menu però, dove si può... Contenuto scaricabile, Dragon Ball, vabbè questa roba è ancora non so che cos'è. Mod... Perché clicco le cose strane? Nome utente, va bene, qui ancora non ci siamo. Cominciamo da nuova, poi ci sarà una sorta di opzioni dove vedere un po' il gioco. Signori e signori, godetevi tutto il primo pezzo del gioco. Vi faremo vedere tutta la storia, non fermeremo su nulla. Qui leggiamo, le pergamene hanno predetto ali nere nel cielo freddo, quando fratello combatterà fratello. Alduin, sventura dei re, ombra antica mai domata, con una fame sconfitta, canto delle sirene. Leggetevi da soli, facciamo prima. L'arciere migliora la tua capacità di usare le frecce, migliore abilità, più letali sono le tue frecce scoccate. Bene, sento un carro. Mi sembra che siamo su un carro, ma sentite il rumore. Attenzione, presenta. Sì, siamo su un carro. Ci stanno trasportando questo guerrigliero di Elder Scrolls 5. Ah, possiamo anche interagire, ci possiamo già muovere. Vediamo che siamo condotti lungo una strada molto acciottolata. Un signore biondo legato, un altro legato, e anche noi sicuramente saremo legati. Quindi siamo una sorta di prigionieri. Davanti a noi un altro carretto con altri prigionieri. Quindi ci... Finalmente hai aperto gli occhi. Stavi cercando di avversare il confine, vero? Anche noi siamo finiti dritti nelle imboscate aeree, proprio come lui. Era detto della tempesta. A Skyrim andava tutto bene prima del vostro arrivo.
l'impero regnava pace e tranquillità. Se conquistavano le costole, avrei potuto rubare quel cavallo ed essere già a metà strada per Amalfi. E tu, noi non dovremmo essere qui. L'impero vuole questo manto della tempesta. Ormai siamo tutti fratelli e sorelle in catena. Adesso che parla. Vieni a freddo la lingua. Stai parlando di l'unico mando della tempesta. Il legittimo monatigli. Ulrich, lo Jarl di Winter. Sei il capo della ribellione. Ma se ti hanno catturato, dove ci stanno portando? Non so dove stiamo andando, ma so dove andarci a cedere. Scusate, ho provato a bloccare un attimo per vedere le impostazioni. Almeno se ci fosse tipo vedi qua vedo impostazioni, possiamo mettere i sottotitoli nel caso volete leggere meglio, se ci sono, eccolo qui, sottotitoli dialoghi, sì, inseriamoli per ora, dialoghi e sottotitoli generali, vabbè lasciamo dialoghi per adesso, mirino, trasparenza, ok. Poi una cosa che voglio togliere come sempre immediatamente è la musica. Non la sopporto la musica in gioco. Ok, così. Bene, siamo pronti, continuiamo. Può essere. Non può. Ehi, ladro di cavalli, quale me l'ha lanciato pronto? Sottotitoli. Perché mi chiede? Scusate, riproviamo. Impostazioni, video. Le selezionate. Forse generali, lasciamo così. Proviamo adesso. Gli ultimi pensieri di Nord dovrebbero essere rivolti alla sua casa. Rorostad, io vengo da Rorostad. Generale Lundu, signore! Il boia sta aspettando! Beh, il boia? Vediamo di concludere. Scena? Di bella, che gli è data, divini, aiutatemi! Questo si caga sotto. Sentivo parlare di boia? Guarda il governatore Brunia, il generale Lundu. A quanto pare gli Alvor sono colpo lui. E ti metto che c'è una cosa. Questa è... Un tempo c'era una ragazza qui che mi era morta. Chissà se il piloto fa ancora con il nome dentro le parti di Gigi. Uff, no? La ragazza le due le torri imperiali mi facevano sentire al sicuro. Sì, siamo una sorta di prigionieri. Ci stanno conducendo, da quello che ho capito, dal boia. Sono proprio. È il bambino a parlare. Perché? Voglio guardare la sua casa. Entra in casa. Su. Sì, ma... Facciamo scendere qualche prigionieri da casa. Guarda. Perché ci chiamiamo? Secondo te, fine del percorso. Questo si caga sotto, lo vedo già. Non è cortese per intendere l'impero. Aspettate, non siamo ribelli! Affronta la morte con coraggio, brigante! Devi dirmi, non eravamo tutti! Questo è un errore! Cosa succede quando diciamo il vostro? Uno alla volta! L'impero adora sui stramani. Ulrich, mando della tempesta! Jarl di Windelm! È stato un onore, Jarl Ulrich! Bravo di Riverwood! Loki di Rorikstedt! No, non sono Riverwood! Non potete fare questo! Non voglio morire! Occhio l'arciere! Dove vuole andare? Aspettate! Ehi, tu! Vieni avanti! Chi sei? Chi sono? Ecco chi sono! Allora, qui abbiamo... Redguard. Ok, io non posso starmene a leggere tutti, ragazzi, sennò viene troppo lungo. Potete anche fermare e leggerlo comunque. Robusta costruzione, resistenza al... No. A me piace molto reale, tipo, ecco. Orco, no. Per adesso Nord, mi piace già, lo vedo già.
Non credo che vado con un gatto. Imperiale. No. Elfo scuro, no. Elfo dei boschi, no. Elfo alto, no. Bretone, questo è umano. Arti magiche, attacchi magici, a me cose magiche non mi stanno tanto sulle palline. Direi di no. Ragazzi, sarà che ho visto da poco il film del Medioevo, telefilm, serie TV sul Medioevo, e a me piacciono molto i guerriglieri del nord, quindi mi becco quello del nord. Corpo, ok, anche Lady Chris ha il suo personaggio, l'ha già preparato, mi pare. Faccio questo con, guarda, farò molto velocemente, tanto so che più avanti si potrà modificare, mi hanno detto. Questo, tonalità della pelle un po' più scuro, peso, ah sì, un po' massiccio lo voglio. Testa, carnagione, sporco, colore sporco. Ah sì, sporco, fallo. Cicatrici, qualcosa sì, dai. Tipo un graffio di orso, che ne so. Questo. Pittura di guerra mi piace così. Ce ne sono altri tipi, ma non mi va bene questo. Lady Chris qui con noi, attenzione. È venuta a trovarci. Tipo di naso, ecco, queste cose, sistemare tutto non mi piacciono. A me piace comunque come faccio questo, per adesso, a parte gli occhi. Lavoriamo un po' sugli occhi più che altro. Colore occhi, ecco. Perché ho notato che c'è un occhio solo, guardate. Ok. Un colore verde. Questo mi sembra un sol verde. Questi. No, celesti. Verde. Questo, perfetto. Gli occhi vanno bene così. Sopracciglia non me ne frega. Bocca va bene. Capelli. Ecco, qui ci divertiamo. Aspetta, prima il colore. Che brutto. Facciamo un po' un grigiastro questo qui, dai. E questi piace. Ah, cresta. No, 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 no. Cos'è? Tomarcio così. No. Mi piacevano un po' i primi, mi sa. Sarà rasato così. Questi no. C'è un... questi mi piacciono. Questi qua. Sì. Peli facciali. Andiamo, tipo un pizzetto mi guarda. Non troppo folto però, eh. Cerchiamo un pizzetto non esagerato. No. No, così. La via di mezzo. Così, perfetto. Colore abbiamo già scelto. Ah, colore anche il pizzo in quel caso. Così, va bene così. Ok, sono pronto e andiamo col quadrato. Entriamo nel prologo, diciamo, dove si proverà un po' il tutorial. Ah, il nome. Frank Mazzoni, troppo lungo, andiamo okay. Su Frank. Nome inserito. Hai scelto un pessimo momento per venire a Skyrim. Capitano, cosa facciamo? Adesso l'elenco. Allora. Mi basta, non esce l'elenco. Inizia sul ceppo come me. Hai gli ordini, capitano. Cerca. Almeno non morirei qui, nella terra natale. Ah, già comincio. Condannato a morte subito, bene. Bene, sono contento, guarda. Seguiamolo. Guardiamo dove ci porta. Ho sentito parlare di boia. Eccolo là. Quello con l'accetta. Bene. Qualcuno qui a Eggen ti chiama eroe. Ma un eroe non si può tenere quello della voce per uccidere il suo re e usurparne il trono. Come fa a parlare? C'ha il bavaglio. Hai gettato Skyrim nel caos. E ora l'impero ti sconfiggerà per riportare la pace. Bene. Che c'è? Cos'è stata? Mi guardano. Sì, ti guardano su. Amministrate loro gli ultimi libri. Raccomandiamo le vostre anime ad Atenus. Che le benedizioni degli otto divini della morbità, lo spassi dentro e facciamo la sala della terra. Ecco il primo.
Ai 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 ai. Indovinate a che serve quella cesta? Chi ha visto qualche film sul Medioevo già se lo immagina. Avete capito. Forse direi lo stesso. Non è per la frutta. Bene, 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 bene. Sono proprio contento di essere entrato in questo gioco. Cioè, quindi adesso... Ovviamente succederà qualcosa. Non credo che la nostra testa andrà dentro quel cesto. Nord straccione. Chi è il nord straccione? Chi è il nord straccione? Lui! Lui, 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 lui! Lui, lui! Io? Bene. Qui succederà qualcosa, signori e signori. Arriverà qualcuno a... tipo una guerra o qualcosa. Arriverà qualcuno che attaccherà il villaggio, credo. Perché se no... come mi libero? O che qualcuno mi riconosce? O che un drago arriva, signori e signori! Drago, 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 drago! Un drago!